Caricodisti, eccoci. Allora, visto che i dadi che abbiamo smontato sono dadi per le spine, non hanno una grossissima resistenza, non è il caso di legnarli, di martellarli. Ricordatevi che è un M10, è un dado del 10, ma non ha un passo convenzionale. Ha il passo dei bulloni ruota, la testina. Quindi prendete un bullone ruota vostro, lo affittate sulla testina, ecco, la giusta grazia, una mazzetta di 1,5 kg, 2 kg, la togliete. Questa è venuta via bene, siamo convinti che l'altra non verrà via poi così tanto bene. Ora, prima di montarla completamente, scrivete, segnate sul vostro tirante di sterzo SX nel caso del tirante di sterzo sinistra e segnate anche da parte esterna, cioè esterno interno, ma comunque sempre il caso di sinistra. Andiamo adesso a allora, testina di sterzo, una notte via veramente bene, sempre un plauso agli assemblatori, agli operai che assemblano gli ACES. Questa però che venga via come quella là, la vedo grigia. Comunque, prima di fare la vostra azione, sempre protector i pawn, in questo caso andrebbe bene anche lo svito o il VD40, ma io non li sopporto, quindi uso sempre il protector. Sbloccare. Poi ci mettete in posizione di poter martellare. Signore, per fare queste operazioni, il cavalletto dell'azienda Homecrop è fantastico. Ricordatevi sempre di bloccare a telaio sull'aggancio un tirante in modo da evitare che vi caschi. Perché per esempio lo mettete su, lui è bilanciato, però poi togliete le ruote anteriori. Togliendo le ruote anteriori, cerchio gomma, levate parecchi chili davanti, quindi potrebbe cascare anche dietro. Ricordatevi sempre di regarlo, che per non saperne leggere né scrivere, è sempre una grande sicurezza. Il dado non lo avvitate, lasciate sempre un 2 mm di libero, in modo che lui faccia presa con il filetto, ma abbia sempre 2 mm, e poi, infatti, ok, ci è voluta più forza. Deve solo sbloccarsi di invece, notte, viene fuori. E adesso avete il mazzo vuoto. Come vedrete, poi andremo a sostituire anche le testine degli Arms perché ha ceduto la gomma. Adesso rifarete la stessa operazione per la parte centrale, utilizzando sempre lo stesso dado. Ricordatevi solo, semplicemente, in nostro caso, la testina interna del canotto di sterzo superiore è un canotto di sterzo racing, quindi sinceramente non ci ricordiamo più da che parte sia la testina di serie, ma crediamo che sia sopra anche in quella di serie. Avvitate il dado da sotto, che ha esattamente lo stesso passo, noi lo facciamo in modo un po' strano, un po' stravagante, avvitatelo da sotto che è meglio, e poi con un distanzierino picchiate sul dado e salterà fuori la testina anche interna. Riandiamo, eccoci qua.